Buongiorno a tutti cari amici telespettatori, piloti, appassionati e ben ritrovati con le telecronache by racebooking.net. Trofei Wheel Up Motostat 2015, un nome, una garanzia. In assoluto il trofeo più in crescita del panorama italiano, trofeo che spazia dalle categorie rookies alle categorie professionistiche, con griglie sempre più folte, numero di iscritti in costante aumento e, specialmente per voi, divertimento assicurato. Per questo secondo round stagionale fa caldo, caldissimo, si fatica quasi a respirare. Il termometro ha toccato 41 gradi centigradi, temperature che rendono l'asfalto scivoloso, spezzano il fiato e rendono difficilissimo mantenere la lucidità. Un cocktail micidiale che ci regalerà gare pazzesche ed imprevedibili. Ci troviamo sul circuito Riccardo Paletti di Varano de Melegari, circuito che ha fatto la storia dei trofei motoestate. Questa è infatti la pista dove nacque questo trofeo nel lontano 1986, dove per ben 11 anni vi ha corso tutte le sue gare. Tracciato storico anche per il motociclismo italiano e mondiale, in quanto vi hanno corso e vinto piloti quali Max Biaggi, Vitto Guareschi, Roberto Locatelli, Gigi Scalvini, Angelo Conti, Lucio Pedercini, e mi fermo qui perché la lista è veramente molto molto lunga. Ennesimo weekend a record per i trofei Wheel Up Motoestate, che hanno sfondato il numero dei 200 partecipanti, numeri che non vedevamo da anni in Italia e che ci fanno ben sperare per il futuro del motociclismo di questo paese. Futuro che questo trofeo tiene molto, visto che in ogni tappa del Wheel Up Motoestate sono presenti i ragazzi della FMI, che offrono gratuitamente a tutti i bambini corsi di educazione alla guida, un modo per avvicinare in sicurezza i giovanissimi al mondo delle moto. E come ogni appuntamento, qui con voi, in cabina di commento, Alberto Fontana ed Edoardo Mazzuoli al commento tecnico. Ciao a tutti, benvenuti. Edo, cosa significa correre con 41 gradi? Ma io analogamente al motoestate ero a fare i test del CIV al Mugello e anche lì faceva un gran caldo e sicuramente sono condizioni difficili perché l'asfalto è scivolosissimo e infatti abbiamo girato un pochino più piano tutti quanti. In gara è ancora più difficile. Quindi vedremo davvero le cadute farla da padrone oggi. Condizioni molto difficili, quindi rese però sicure dalla costante presenza della clinica mobile che accompagnerà i piloti per tutta la durata del trofeo e fornirà la sua prontissima e indispensabile assistenza medica. Partiamo ora con la sigla e prepariamoci ad assistere a queste gare che si preannunciano infuocate. E rieccoci di nuovo collegati col circuito Riccardo Paletti di Varano de Melegari. Stiamo per assistere alla punta di diamante, la potremmo ormai definire per questo campionato. Stiamo parlando della Race Attack, una formula rivoluzionaria inventata l'anno scorso e che quest'anno ha fatto il tutto esaurito. Come in Superbike si corre due gare, però è una formula studiata per avvicinare anche gli esordienti al mondo delle gare e permettere di spendere poco. Infatti con la Race Attack si corre in un giorno solo, si fa tutto la domenica, due turni di qualifica al mattino, due gare sprint al pomeriggio da 7-8 giri a seconda della pista, e questo permette di ridurre tantissimo i costi. Oltre a ciò, un altro fattore che permette di ridurre tanto i costi è il monogomma Dunlop. Esatto, monogomma Dunlop, che è lo stesso utilizzato nel moto di serie, sia 600 che 1000, e sono delle gomme dall'ottima tenuta e vengono utilizzate per ridurre i costi, infatti perché hanno anche un'ottima durata sia nell'arco di utilizzo durante le gare, durante le qualifiche, che nel riutilizzo in un secondo tempo. Quindi il Race Attack, formula rivoluzionaria che ha fatto il tutto esaurito, 64. Sono i numeri che parlano da soli. Una formula funziona quando ci sono 68 iscritti al campionato. Hanno dovuto fare due griglie perché erano veramente troppi. Questa che stiamo per vedere adesso è la Race Attack 1000, che raccoglie quindi le moto di cilindrata 1000. Griglia foltissima, guardate quanti sono, guardateli là, tutti schierati, pronti a scatenare l'inferno per questa gara che si preannuncia essere bollente. Motori accesi, gas puntato, frizione tirata, semafori che diventano rossi, semafori che si spengono e si parte con questa gara
partenza fotonica di Furio Rigamonti. Guardalo lì come è partito forte con la sua moto numero 15 e gira in prima posizione Furio Rigamonti. Una partenza straordinaria per lui, che si mette dietro Puttin e Nonella. Guardali là, sportellate ragazzi, si sono toccati in tre, si sono compattati come delle Rigamonti sardine. Rigamonti è andato lungo intanto. Rigamonti lungo, ha perso la posizione, ha perso il comando della gara subito alla seconda curva. Guarda intanto Nicolò Ornati là davanti, ripreso della moto di Giuliano Ferrari, che ha perso tantissime posizioni. Ferrari, che frenata, oh, che frenata. Oh no! Ferrari per terra. Ma porca miseria, non ci voleva questa. Abbiamo visto la staccata. È andato lungo, ha cominciato a muoversi la moto, non c'è stato più verso di fermare. E guarda lì Ornati, che è stato colpito dalla moto di Giuliano Ferrari, che purtroppo ha commesso un errore in staccata. La moto è diventata un cavallo imbizzarrito. E già 100 metri prima della curva Ferrari ormai aveva capito che purtroppo qualcuno doveva cilindrare. È stato comunque fortunato Nicolò Ornati a non volare per terra. Assolutamente sì, perché è stato centrato in pieno. Anche perché di solito chi è davanti va in terra quando viene centrato. E guarda Furio Rigamonti, che gara che sta facendo. Si è ripreso il comando della gara, se l'è ripreso, si è riportato al comando della gara davanti a Puttin e Nonella. Segue in terza posizione godendosi la bagarre e aspettando il momento propizio per mettersi davanti Maurizio Buzzoni, un bordcamera con la sua Aprilia, all'inseguimento di Alessandro Radaelli, è veramente vicinissimo alla Suzuki bianca e rossa col casco grigio di Alessandro Radaelli, numero 13. Che impennata Rigamonti, hai visto? Tutto su una ruota, il rettilineo di Varano de Melegari, ma tiene il comando della gara. Rigamonti al comando, poi Puttini, Nonella, Carminati, Pezzano e via via a seguire tutti gli altri piloti di questa griglia veramente foltissima e piena di bagarre e di divertimento. Cristian Cosia nel frattempo è in lotta con la moto numero 72. Mamma mia, Luca Bina! Luca Bina viene passato da Signorelli, da Selvatici all'esterno con un sorpasso da capogiro. Luca Bina ha perso quindi due posizioni in una sola curva. Rigamonti come se avesse un problema alla moto. Hai visto che in frenata continua a guardarsi. Oh, di nuovo lungo Rigamonti, ma guarda all'esterno come ha tenuto giù il gas. Rigamonti, una grande prestazione. Intanto gran partenza di Lisi, che ha guadagnato 4 posizioni come dicevo, e lotta con Baroni con la moto numero 6. Ma Baroni che cosa ci fa lì? In 18esima piazza, 19esimo Baroni, partiva 8º. Deve aver fatto un lungo, deve aver sbagliato. Ma sicuramente sì, andiamo a vedere i tempi per cercare di capire. Oh, intanto vediamo il sorpasso. Non ho visto la grafica, non hai visto neanche te di chi era l'onboard. No, probabilmente ce lo siamo persi, ci dispiace, l'avete visto sicuramente voi. Si è distratto Baroni. Esatto, tutta colpa di Baroni. Alessandro Radaelli nel frattempo effettua un bel sorpasso all'uscita della variante veloce. Furio Rigamonti ancora al comando. Come dicevo, se andiamo a vedere i migliori tempi di Roberto Baroni, ha girato in 1:16.3 contro l'1:13.8 della gara. È un problema tecnico, per forza di cose. Per forza, è assolutamente un problema tecnico, perché Roberto Baroni non può perdere 3 secondi dalla gara alla qualifica. Sicuramente è un problema. Arriviamo intanto al replay. Questo è l'incidente. Guarda qua come la moto si è imbizzarrita, è diventata incontrollabile. Ma Edo, secondo te cos'è, un errore o può essere un problema magari all'impianto frenato? Questo è un errore. Vediamolo lì e mamma, questo è un errore. Si è imbizzarrita veramente tanto, addirittura ha fatto uno stop su una ruota. E comunque a Ornati è andata molto bene il fatto che sia riuscito quasi a fermarsi. Però aspetta, qua bisogna fare complimenti a Ornati, perché se hai notato, quando ha visto che stava arrivando Ha rialzato la moto. Certo. E intanto attenzione, perché Nonella qua davanti ha effettuato un sorpasso su Puttin sul rettilineo. Grande l'uscita dall'ultima curva di Livio Nonella, che si porta quindi in seconda posizione. Gran sorpasso di Livio Nonella. Tanto abbiamo visto che Radaelli e Ornati sono all'inseguimento di una Naked là davanti a loro, fanno valere i loro cavalli sul rettilineo e lo passano in scioltezza, uno da una parte e uno dall'altra. E Radaelli adesso è all'inseguimento di Ornati dopo aver guadagnato entrambi una posizione. Quando mancano 3 giri alla fine, ricordiamo una gara sprint, andiamo a vedere la classifica dei giri veloci. Rigamonti 1:12.7, Nonella 1:12.7, Puttini 1:12.7, tutti lì. Ornati 1:13.1, Radaelli 1:14.1, Ferrara 1:15.0. Ornati quindi sta dimostrando il passo dei primi, ma Ferrara un bel distacco da Radaelli, non riesce a tenere la posizione. Luca Bima è partito come un missile, guarda qua quante posizioni ha guadagnato subito alla partenza. Ha staccato poi anche molto bene, cercando di infilarsi all'interno, guardalo qua dove è passato.
si è subito accodato a Signorelli e lì vediamo la mega sportellata a 3 che ha visto coinvolto Signorelli. Cristian Cosio anche partito bene, ha approfittato anche di uno rimasto fermo al palo, ma Bima l'ha beffato in partenza, quindi tra i due amici il vincitore della partenza è stato Bima. Giuliano Ferrari è partito molto bene, anche lui è partito bene riuscendo a tenere le posizioni, ma guarda là Rigamonti che staccata che ha tirato alla prima curva. Non è stata tanto la partenza in sé di Rigamonti quanto la staccata ritardatissima. Radaelli e Ferrara alla fine gira rigira sono sempre lì a darsene, eh. Si mettono d'accordo per ritrovarsi in pista. E va davanti uno, poi va davanti l'altro. Non c'è nessuno dei due che riesce a fare la differenza e scappare. E sicuramente mi fa specie vedere come questi due si ritrovino sempre a battagliare in gara. Anche per... No! Caduta! Aia. Ennesima caduta alla X. Mamma mia, da quant'è caduto in piedi Livio Nonella quando mancano due giri alla fine di questa gara. E Franco Bollato alla moto di Furio Rigamonti. E chissà se riuscirà in questi due giri che lo separano da qui alla linea del traguardo a passare quella BMW che per tanto tempo è stata lì davanti, per troppo tempo è stata lì davanti, e Nonella non vuole far altro che ristabilire l'ordine naturale delle cose e riprendersi il comando di questa gara. Furio Rigamonti ha tirato fuori un mazzo di jolly, se li ha già giocati tutti, ha tirato fuori anche quelli che avevano nascosti nella manica e si è giocato anche quelli. Quindi oh, che staccata di Radaelli, che staccata con la gambina fuori in stile MotoGP. Tutto anche da rifare adesso. E ha perso diversi secondi da Luciano Ferrara e considerando che mancano due giri alla fine della gara non so se riuscirà a recuperarli. Luca Bima, eccolo qua inquadrato con la sua Aprilia numero 115, una bella gara la sua, e 19° in questo frangente. Occhio, 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 perché Puttini sta cercando di prendere la posizione a Livio Nonella con questi tre piloti che sono francobollati. Si tratta di millesimi il tempo che li separa l'uno dall'altro, si tratta di poche curve quelli che si separano da qui al traguardo, perché sta per iniziare l'ultimo giro di questa gara. Roberto Baroni di nuovo inquadrato dalla regia, gli chiederò poi se ha avuto effettivamente dei problemi alla moto, perché non perdere 3 secondi dalla qualifica alla gara è un po', sono un po' tanti. Non te li spieghi, soprattutto per un pilota come Roberto Baroni, che ha dimostrato di avere delle grandi capacità, delle grandi potenzialità e di farci anche divertire con dei bei sorpassi. Oh. Ultimo giro di gara che inizia adesso con Livio Nonella che si getta in scia su Furio Rigamonti ed effettua il sorpasso con Puttini che prova anche lui e Rigamonti perde. No, caduta di Puttini. Che colpo di scena, ragazzi. Caduta che di Puttini, di non ci posso credere. Per terra, rimasto sotto la moto. Si dispera, non si è fatto niente di male. La sua è solo disperazione, tira i pugni contro la ghiaia. Non è la lungo intanto. Non è la lungo. E grazie alla caduta, attenzione, perché Nicolo Ornati si trova in quarta posizione, a un passo dal podio. Peccato davvero, perché Puttini si stava giocando la possibilità di vincere questa gara. Nonella è stato perfetto, perché ha aspettato l'ultimo giro per sferrare l'attacco, approfittando anche di un momento di stanchezza forse. Di si erano ricongiunti tutti, perfetto. Era il momento migliore. Puttini ha esagerato la staccata e ha perso il posteriore lì in ingresso curva. Mi fa un po' strano vedere posteriore. A dispetto degli altri due ha frenato veramente, veramente interno. Buzzoni intanto all'uscita dalla prima curva si riprende la posizione in ingresso al tornantone. Guardalo lì con la sua moto sponsorizzata BPM Tappi. Riesce a riprendersi la posizione con la sua moto arancio fluo e riguadagnare così un'altra casella nell'ordine d'arrivo. Roberto Baroni intanto affronta lentamente la prima curva proprio per evitare di tranciare i commissari e i soccorsi che stanno sgombrando al più presto la pista, anche perché manca un solo giro alla fine di questa gara. Lungo di Luciano Ferrara, lungo e perde la posizione su Radaelli e perde la posizione anche su Signorelli. Livio Nonella con la moto numero 98 va ad ipotecare l'ennesima vittoria in questa Race Attack. Ricordiamo che si va per somma di punti, quindi bisognerà vedere come andrà a finire la seconda manche. E Nonella con una gara semplicemente perfetta. Peccato festeggia per Rigamonti, perché ha fatto una gara sensazionale fin dal primo giro e si è fatto fregare alla fine. Eh sì, ma diciamo che Nonella secondo me l'ha studiata quel sorpasso, perché il potenziale di passare è stato concretissimo. Si è risparmiato nella prima
prima parte di gara per poi sferrare l'attacco l'ultimo giro, approfittando magari di una scia, di un po' di stanchezza, anche perché l'ultimo giro si è sicuramente stanchi. Ed è bello vedere questo, la stretta di mano tra questi due, e che si dicono: porca vacca, che staccata che mi hai tirato alla fine. E dopo aver visto questa bellissima prima manche della Race Attack 1000, in attesa della seconda manche, passiamo alla moto di serie 600, un'altra gara molto molto interessante, che vede correre moto con modifiche molto limitate di cilindrata 600, quindi molto più vicine a una moto di serie stradale che a una moto da corsa. Monogomma Dunlop, quindi costi molto bassi, costi limitati, divertimento assicurato, perché in ogni gara vediamo veramente tanti tanti sorpassi. Secondo round di campionato, in cui abbiamo visto Luca Tarenzi al comando della classifica, con Paolo Lolli che è la variabile impazzita di questo campionato, che potrebbe essere colui che va a vincere il campionato davanti a Tarenzi, che potrebbe perlomeno mettergli i bastoni tra le ruote. Un Perseguin molto in forma, che si sta rivelando essere sempre di più uno dei piloti da tenere d'occhio per la vittoria di questo campionato. Gara infuocata, guardate il caldo che sale dall'asfalto, quasi non ci riesce a far vedere le moto, è torrida la situazione, è bollente, è infuocata, 41 gradi segnati sul termometro, e piloti che stanno letteralmente friggendo dentro le loro tute. Semafori che si accendono adesso sulla griglia di partenza dell'autodromo di Varano e si spengono proprio ora, e partono le moto di serie 600 con la grande partenza di Luca Tarenzi, che partito come un fulmine, un missile terra-aria. Luca Tarenzi si porta al comando di questa gara. Poi Giovanella, Facchetti, Perseguin, Picco Botta, è partito malissimo Lolli, che è scivolato indietro. Mamma mia cosa ha fatto Luca Tarenzi, una partenza fotonica, veramente una partenza perfetta, era quello che ci voleva per andare a ipotecare questa gara, e adesso sta fuggendo, sta scappando. Già in poche curve ha preso vantaggio su Fabrizio Giovanella, e chissà che Tarenzi non riesca a tenere la guarda Botta posizione. Guarda Botta subito, Picco Botta che prova l'attacco su Lorenzo Villamagna alla seconda S. C'è un lungo di Lolli, è Lolli, c'è un lungo là davanti, quindi Lolli gara da dimenticare per lui. Davide Branchi prova ad avvicinarsi alla moto di Giovanni Aldigheri, lunghi in due. Guarda Pellizzoni che ne ha passati 4 in una sola curva. Pellizzoni, grande esperienza la sua, approfittando dell'errore dei piloti là davanti nel cambio di direzione, ne ha passati prima 2 poi 3. È l'abitudine della bagarre del Duke Trophy. Ah, quella lì è vero, quella lì sicuramente è stata una grande scuola, anche perché nel Duke Trophy se ne davano veramente di santa ragione, si passavano 18 volte in ogni giro, anche se le curve sono meno di 18, loro si passavano 2-3 volte all'interno della stessa curva, una roba da circo, mai vista una roba del genere. Alex Maggiore intanto ha perso una posizione là dietro, e 21esimo in questo istante, staremo a vedere come concluderà la sua gara. Fabrizio Giovanella ed è attaccato da vicino da Perseguin, che si infila alla ultima curva, ancora prima di mettersi sul rettilineo del traguardo. Perseguin approfitta di un lungo di Giovanella. Oh no, caduta di Picco Botta. Aia, non ci posso credere. Aia, continua la sua scia negativa Roberto Picco Botta con la sua Kawasaki numero 25. Peccato davvero, cadere al primo giro non ci voleva questa. Può essere anche il caldo, eh. Sicuramente sì. Secondo giro intanto, Tarenzi al comando, poi Perseguin, Giovanella, Facchetti, Anobile, Lolli, Villamagna, Voc e via via tutti gli altri piloti. Questa è la classifica dei primi. Giuffre è decimo, ha guadagnato 3 posizioni dalla sua partenza, quindi un start, un inizio di gara veramente fotonico per Antonio. Guarda Pellizzoni, guarda Pellizzoni, guarda Pellizzoni dove frena. Ma cosa, c'è un freno in Formula 1 sulla sua moto. E Aldegheri come gli ha restituito il favore ad Andrea Pellizzoni. Mamma mia che staccata che hanno tirato tutti e due, che incrocio di traiettoria. Guarda Pellizzoni dove è passato all'esterno su Aldegheri. Bravissimo. Cosa ha fatto Andrea Pellizzoni. Intanto rivediamo la partenza fulminante di Luca Tarenzi, che ne ha beffati 4 soltanto con lo stacco di frizione. Una partenza perfetta, cioè più di così non penso si possa fare. No, neanche se ti danno un calcio nel sedere riesce a partire così forte. È partito molto bene anche Picco Botta, guarda qua quanti Facchetti. Facchetti era terzo la prima curva, quindi sia Picco Botta che Facchetti erano partiti molto molto bene. E oh, mamma cosa ha fatto Nobile, l'hai visto dove si è infilato? Nobile non si risparmia mai nelle partenze comunque. Assolutamente no, guarda Davide Nobile dove è passato. Se andiamo a vedere i migliori tempi, Tarenzi al comando 1.12.6, Perseguin secondo 1.12.4, Giovanella terzo 1.12.5, Facchetti e lì anche lui. Facchetti quarto 1.12.6, Anobile 1.13.3, sta girando 6 decimi più lento degli altri. Simone Facchetti invece riesce a restare cucito alla... No, Simone. Caduta di Facchetti nello stesso punto dove è stato fregato Picco Botta, quella curva lì insieme alla X e
stronzissima come curva, perché ti fa cadere quando meno te l'aspetti. Abbiamo visto tanti cadere perdendo l'anteriore. Abbiamo visto grandi perdite di grip in quella curva. Non si va a lavorare molto sull'anteriore, una curva che torna tanto indietro, quindi devi appoggiarti tanto e... Andrea Pellizzoni prova la staccata all'interno alla seconda S. Ma mamma mia, si sono sicuramente tenuti. Che rischio, ragazzi. Mamma mia, che jolly che ha giocato lì davanti con Pellizzoni, che sta cercando di tutto per cercare di passare. Quando mancano due giri alla fine di questa gara, Paolo Lolli passa in seconda posizione dietro a Luca Tarenzi e si porta così alle spalle della moto numero uno del pilota piacentino Luca Tarenzi, con la moto numero 1 l'anno scorso era 717, quest'anno 1, perché è il campione in carica. Luca Tarenzi è l'uomo che l'anno scorso ha vinto il campionato, è l'uomo che sta portando in alto, che sta tenendo in alto l'onore, sta facendo valere il suo titolo di campione della moto di serie 600 con una vittoria un po' rocambolesca l'ultima gara l'anno scorso, complice anche la caduta di Taggio e Marangon. Però dietro di lui ci sono quei due giovani che stanno veramente Pellizzoni davanti. Pellizzoni sul passo al ferro di cavallo, dove di solito non si passa. Lui è riuscito a passare con un grande sorpasso e si è portato così in decima posizione. Una rimonta straordinaria quella di Andrea. Antonio Gioffre è ancora qua in ottava posizione, che si sta difendendo veramente con le unghie e con i denti dall'attacco di Emilio Preda con la moto numero 40, che si sta facendo aggressivo nei confronti della moto numero 8 di Antonio Gioffre, il campione in carica della categoria rookies. Guarda Branchi che staccata che ha tirato. Mamma mia, cosa ha fatto Davide Branchi? Come si è scomposta la moto e come è riuscito ad arrivare al punto di corda? Edo, con una moto di serie fare quelle staccate lì è veramente dura. Pazzesco, soprattutto in fondo al rettilineo di Varano, dove si arriva parecchio forte e aveva davanti anche Pellizzoni, quindi... Ma mi stupisce che è riuscito quasi a passarne due in un colpo, ma ha girato anche la moto, preciso al punto di corda, senza arrivare lungo. E intanto, adesso... inizia l'ultimo giro di questa gara. Ultimo giro che si preannuncia infuocato. Sembra una volata di 125. Esatto, con Tarenzi là davanti che prova a tenere la testa di questa gara con Lolli. Oh, guarda per Seguin come frena forte, come ha frenato forte alla prima curva con Tarenzi, che deve guardarsi le spalle da questi due giovani agguerriti. Paolo Lolli che prova a prendersi la posizione su Luca Tarenzi. Lungo di Lolli, che per un miracolo non arriva nell'erba. E intanto c'è una caduta di Maggiori che si dispera. Non ci voleva questa caduta, anche perché stava facendo una bella gara lì. Probabilmente è arrivato lungo, allargato troppo la traiettoria, anche perché è caduto quasi in uscita di curva, quindi moto piegata sullo sporco. Guarda Branchi dove va a passare Pellizzoni. Ormai non mi stupisco più di vedere queste staccate, perché io mi chiedo se Branchi fosse stato là davanti e avesse staccato insieme a Tarenzi, Perseghini e Lolli, cosa sarebbe successo. Io dico che sta staccando più forte di loro. Guarda Pellizzoni, guardalo qua dove è passato, all'interno del tornantone. Tengono giù tutte e due, vediamo chi dei due riesce a resistere. Tengono giù il gas, testa nel cupolino, appoggiati sul serbatoio della loro moto, con Davide Branchi che prova. È un testa a testa, un duello di forza con Pellizzoni, che vince questo duello con una manovra pazzesca. Io non ho mai visto due restare affiancati per tre curve di fila come hanno fatto loro. Veramente una roba pazzesca. Mi chiedo se avessero staccato là davanti insieme a loro come avrebbero finito. Oddio, mi sono perso l'italiano. Tagliamo questi 5 secondi. Fate finta che non ho fatto il classico, perché non ho capito che cosa ho detto. Mentre là davanti Luca Tarenzi sta andando ad aggiudicarsi una vittoria che varrebbe oro, perché lo porterebbe ad avere due vittorie nelle prime due gare in campionato con Perseguin, che ci sta provando. L'aveva già fatto. Ci sta provando nelle ultime fasi di questa gara. Ultime curve con Tarenzi che gira davanti e ormai non c'è più posto per passare, con Luca Tarenzi che in volata a pochissimi decimi di vantaggio su Perseguin si aggiudica questa gara straordinaria per Luca Tarenzi, che ancora una volta fa vedere a tutti chi è il vero leader di questo campionato, chi è il campione in carica e chi è il pilota che anche quest'anno, se continua così, si porterà a casa la coppa di vincitore del moto di serie 600. Intanto attenzione, colpo di scena, perché mentre stiamo guardando il podio ci arriva un comunicato dalla direzione gara che Luca Tarenzi è stato squalificato per irregolarità tecniche. Tra l'altro una squalifica abbiamo appena scoperto, perché aveva i cablaggi non originali, che voglio dire, non è il motore taroccato, però il regolamento è il regolamento, quindi esatto. Se sul regolamento c'è scritto che devi avere i cablaggi originali, purtroppo devi avere i cablaggi originali. Esatto. E se andiamo a vedere la classifica provvisoria del 600 moto di serie, vediamo al comando Paolo Lolli con 36 punti, seguito da Perseguin con 31 punti, Giovanella 29 punti, Tarenzi 25 punti e Anobile, indovina che posizione è? Quinto. E adesso pubblicità e torneremo tra pochissimo con le altre gare della giornata.